La pioggia ha soltanto rallentato, ma non certo fermato, l'entusiasmo contagioso dei tifosi che hanno affollato Piazza Martiri per salutare la loro squadra, il Teramo Calcio, alla presentazione ufficiale alla città. Cori e bandiere hanno salutato quelli che saranno i protagonisti della stagione 2019-2020 che prenderà il via per la squadra allenata da Bruno Tedino domenica con la trasferta di Catanzaro. Ed ora microfono al presidente Franco Iachini. Presidente, siete pronti? Sono pronti questi ragazzi che vediamo alle nostre spalle? Ma credo di sì, anche se dal punto di vista atletico il mister dice che manca ancora qualche giorno nelle gambe, però lui è prudente. Beh, giustamente, fa il suo mestiere, lui mette le mani avanti, come si dice, no? Però credo che la squadra sicuramente dal punto di vista emotivo è già preparata, ma penso che faremo belle cose. Non è la giornata ideale perché sta piovendo, speriamo che smetterà di piovere, però insomma, presentazione bagnata. Presentazione fortunata, questo ce lo diciamo per tirarci sul morale, però siamo confidenti nella buona stella che questa squadra ha. Anche perché sarebbe un peccato non far vedere quello che la nostra organizzazione della comunicazione ha preparato, predisposto, quindi è veramente un bellissimo momento, quindi sarei veramente felice di poter far vedere quello che hanno preparato, una bella presentazione. Siamo alla vigilia, presidente, di questo campionato. In pratica domenica ci sarà questo esordio in casa, tra l'altro di una delle big, almeno così si dice, di questo girone. Però c'è anche il Teramo, eh? Assolutamente sì. Noi giocheremo con una delle squadre più importanti di questo nostro girone, Catanzaro, però noi andiamo a testa alta senza timore, e quindi credo che ce la giocheremo tutta quanta la partita. Anche loro hanno tentato di chiederci di spostare la partita alle 7:30 di sera per poter avere un po' più di pubblico, temono un po' il caldo, l'allenatore ha fatto una preparazione basata sul caldo, quindi noi siamo pronti. Siete pronti? Avete allestito con grandi sforzi una rosa, almeno sulla carta, competitiva. Che cosa si attende il presidente Franco Iachini da questi ragazzi? Beh, la rosa è assolutamente importante, oltre 22 giocatori noi di nuovi tesserati, quindi una squadra completamente rifondata. Beh, mi attendo il massimo che riusciranno a dare, però siccome oltre ad avere degli ottimi elementi abbiamo anche un ottimo mister e un ottimo direttore generale che crea una forte coesione nel gruppo, credo che tutti gli elementi ci sono, quindi speriamo che sapranno dosare bene ognuno le proprie qualità per far uscire un'ottima torta. Lo abbiamo già visto quando al Bonolis, il giorno del raduno, c'era una grande cornice di pubblico, grande entusiasmo. Il sogno dei tifosi naturalmente è sempre quello di vincere, di primeggiare. Il sogno di Franco Iachini? Ancora di più, noi vogliamo avere il massimo, stiamo dando tutto quello che si può dare, non ci stiamo assolutamente guardando, lesinando, facciamo tutto quello che possiamo fare perché la squadra merita. Lo stadio è quasi pronto, un bellissimo stadio, veramente una bellissima organizzazione, quindi penso che quando ci vedremo a Teramo, la prima che giocheremo a Teramo, sarà veramente una bella partita. Quindi la prima, ci sta confermando, la prima in casa a Rieti, perché non è ancora pronto per via forse dei collaudi dello stadio Bonolis, però poi ci sarà la prima in casa, quindi il 15 di settembre. Il 15 di settembre è la prima in casa nostra ufficiale, perché la nostra prima in casa la dovremo giocare o a Rieti o a Fano, questo spetterà adesso all'osservatorio che abbiamo. Non è ancora deciso per problemi di ordine pubblico, entrambi gli stati sono allertati, entrambi gli stati sono stati già organizzati dal punto di vista delle nostre competenze, aspettiamo una decisione sull'ordine pubblico che ci dovrà dire dove possiamo giocare. Presidente, anche questa sera vediamo tanto entusiasmo, la campagna abbonamenti fino a questo momento credo che registri circa 350 tessere, però voi ve ne aspettate molte di più, no? Anche per gli sforzi fatti. Sì, ce ne aspettiamo molte di più, credo abbiamo detto che
eravamo in vacanza, i nostri concittadini sono in vacanza, adesso abbiamo aperto diversi nuovi punti vendita e quindi ci aspettiamo. C'è un obiettivo preciso, un limite? Ma non diamo limiti alla provvidenza, però sicuramente mi aspetto un segnale, perché io credo che tutto quello che noi dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi abbiamo dato fiducia al cittadino teramano ad investire nell'abbonamento, quindi credo che ci sono tutte le condizioni per farlo e me ne aspetto numerosi. A noi piacciono i numeri, Presidente, un numero? Anche più di 1000, 2000, 3000, perché no? Ma vediamo, dobbiamo crescere, cioè sono tante realtà come le nostre che hanno tanti affezionati, perché Teramo non li deve avere. L'importante è comunque che io veda lo stadio sempre pieno le domeniche, mo ho abbonati o con i biglietti paganti, l'importante è che vengano allo stadio.